Siamo con Stefano Chirotto, migliore in campo della sua partita con il team Policriti, una partita che comunque avete ben condotto, è finita in pareggio, forse potevate ottenere qualcosa in più però. Diciamo che oggi eravamo leggermente rimaneggiati, però abbiamo cercato di dare il massimo e alla fine stavamo portando in porto il risultato, però poi forse il pareggio è anche il risultato più giusto, sono riusciti a pareggiare però. Tu hai fatto una serie importante di parate, ti sei guadagnato il premio di migliore in campo, sei comunque soddisfatto di questa serata? Sì, sono contento, però è chiaro, se magari arrivano 3 punti sarei stato più contento perché comunque magari ci dava più possibilità di passare il turno. Emiliano Tortolano non ha bisogno di presentazioni, 2 anni fa ha portato il Latina in Serie C1, oggi protagonista all'Ingegale, in una partita molto sofferta, alla fine avete vinto però in maniera diciamo così non proprio convincente. Ma loro sono una buona squadra e giocano a calcetto, ho saputo, insieme da anni e si vede. E il primo tempo ci hanno messo un po' in difficoltà, poi magari loro giocando a calcetto e noi giocando a calcio i ritmi nostri sono più elevati e quindi il secondo tempo è uscito a favore nostro. Quello che infatti è emerso diciamo nel corso della partita è che voi in fase difensiva avete probabilmente ballato un po', invece quando attaccavate eravate veramente meravigliosi da vedere. Ma, grazie, ti ringrazio. Come giocatori come Maurizio Alfonsi, Dario Maglitto, come toccano il pallone si vede, quindi sono giocatori insomma confermati, hanno il nome e sono forti. Maurizio Alfonsi è stato uno dei protagonisti, anzi il protagonista perché è migliore in campo della partita che ha vinto contro la Top Dancy. Dopo un primo tempo difficile siete emersi alla distanza con delle soluzioni da capogiro, tu hai fatto un gran gol però. No, questa io erano 2 anni che non lo facevo questo torneo, quindi però posso assicurarvi che questa è una delle squadre più forti che io abbia incontrato a questo torneo, la squadra avversaria. Giocano molto bene, sono calcettari, quindi era molto difficile giocare, avere degli spazi. Avevamo capito che il tiro da fuori era l'unica soluzione per impensierirli e abbiamo fatto 2 gol da fuori. Poi il secondo tempo è stato un po' più in discesa, diciamo, dopo i 2 anni. C'era da dire che effettivamente quello che è apparso è che magari voi quando eravate attaccati eravate in difficoltà, però in qualunque momento della partita, con i piedi deliziosi che avevate, potevate creare delle difficoltà in continuazione e quindi alla fine è stata premiata questa vostra scelta. Sì, abbiamo sofferto, l'ho detto, un po' a trovargli le misure all'inizio, perché loro erano molto bravi a tenere palla con i 3 dietro, a girarla bene, poi infilavano centralmente e là ci trovavamo in difficoltà. Nel secondo tempo abbiamo capito il loro gioco e siamo stati molto più corti e ripartivamo in 3-4 e infatti il risultato ci ha premiato. L'ultima domanda che ti faccio riguarda la tua carriera personale, cosa fare il prossimo anno? No, io rimango a Ostia in Serie D, dopo abbiamo fatto un'annata straordinaria con la vittoria finale. Io rimango a Ostia in Serie D e penso di finire la carriera alla Ostia perché diciamo che con il presidente ho un rapporto splendido, c'è stima reciproca, quindi lui mi ha detto che io rimarrò fino alla fine della carriera e poi penso di rimanere dentro la società a fare qualcosa. In bocca al lupo allora per il futuro e da Enrico Pasquali Coluzzi per Mondo Futsal TV è tutto.